Mister Colavitto, terminato l'allenamento del venerdì, domani la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi. Tre sconfitte consecutive, domenica a Grottammare è tempo di rispondere sul campo. Tre sconfitte sono tre sconfitte pesanti, non sono abituato a perdere. Certamente dobbiamo riacquistare un po' di energie mentali, cercare di ritrovare quell'aspetto folle che aveva questa squadra, che l'abbiamo un po' perso nell'ultimo periodo. Però confido nei ragazzi perché li sto vedendo bene, si stanno allenando bene, con voglia e con partecipazione. Lo dicono i numeri, il cammino rispetto al girone d'andata è diverso. Tu, nella prima parte di stagione hai quasi sempre puntato sugli stessi uomini, cambiando per tua scelta un paio di pedine, non di più. In questi ultimi 2 mesi, complici infortuni e squalifiche, c'è stata una rotazione che forse ha fatto venire meno alcune certezze? Beh, guarda, guardando come stanno andando le cose, si può dire anche questo. Mi dispiace perché comunque sono 3 anni che alleno 3 gruppi diversi e logicamente bisogna dare del tempo a una squadra per cercare di assimilare l'idea dell'allenatore. Quindi la mancata rotazione nel girone d'andata è dovuto al fatto che più elementi che non si conoscono giocano insieme e più riescono ad essere efficaci in partita. Come dicevi, questo 2018 purtroppo ci ha riservato delle situazioni spiacevoli a livello di infortuni e altre situazioni, quindi devo dire che comunque questi ragazzi che ho a disposizione, piano piano si stanno integrando. Diciamo che anche nella partita di domenica, gli episodi purtroppo, quegli episodi che nel girone d'andata ti sono andati a favore, in questo girone di ritorno ti stanno andando contro. Bisogna capire il perché di tutto questo, no? Quindi ai ragazzi ho detto proprio questo, ho detto di riacquistare quella voglia, di quella felicità di giocare, perché comunque penso che abbiano espresso dall'inizio un ottimo calcio, quindi devono essere un po' più spensierati, più leggeri con il cervello e in campo, secondo me, ci toglieremo ulteriori soddisfazioni. Rotazioni che riguarderanno anche la prossima giornata, l'infortunio di Viscardi, la squalifica degli altri due centrali di difesa. Dovrai inventarti qualche nuova soluzione dietro, pensando anche a De Feo, già visto domenica contro il San Nicolò. Ci saranno altre novità rispetto a domenica? Ma io, guarda, i ragazzi li ho visti lavorare bene in settimana. La soluzione di De Feo in mezzo alla difesa è una soluzione che a me soddisfa, in quanto il ragazzo ha delle grandi capacità cognitive, è un ragazzo che comunque sa stare in campo e sono sicuro che domenica farà una grande prestazione in un ruolo che non è suo, lo deve prendere come un motivo di crescita, un motivo di crescita personale, quello che il mister dà l'opportunità appunto di lavorare in un ruolo che non è proprio il suo. Comunque, come lui e comunque anche gli altri ragazzi, se collocati in ruoli non propri e quindi ruotati, devono prendere ciò in senso positivo e non in senso negativo. Il Monticelli è mischiato in piena lotta per non retrocedere, vince poco ma neanche perde. Incontrerai una squadra scorbutica, difficile da gestire e da battere. No, questo è poco ma sicuro, anche perché loro faranno sicuramente la partita della vita contro la Pastese. Hanno pareggiato contro il Matelica, contro l'Avezzano, a San Marino, quindi è una squadra che fa un'ottima fase di non possesso palla, ed è una squadra pericolosissima. Ma tornare a muovere la classifica, ti accontenterebbe farlo con un punto o vale sempre la solita storia della vittoria? No, sempre la solita storia, si deve andare in campo riacquistando il nostro entusiasmo, perché
è quello che secondo me ci sta mancando un po', però si scende in campo sempre esclusivamente per cercare di portare a casa la vittoria.